Buongiorno, ben trovati con le breaking news del mattino. Il caldo di questi ultimi giorni probabilmente ha favorito la perdita di bombole all'interno dell'archivio della prefettura. Se ne è accorta una donna del personale delle pulizie questa mattina, prima di iniziare il suo lavoro, che ha avvisato subito il piantone di servizio. Immediatamente la donna è stata allontanata dal luogo. Sono stati allertati i vigili del fuoco che, una volta arrivati sul posto, hanno provveduto a sigillare le bombe e mettere in sicurezza l'area. Per ulteriori sviluppi vi rimandiamo all'edizione del nostro telegiornale. È successo ieri sera a Cigiano, poco dopo le 22, due ladri incappucciati sono penetrati all'interno di un giardino di una casa della zona, ma non si sono accorti che dietro un angolo c'erano dei bambini che stavano giocando. Subito hanno iniziato a gridare. I genitori, una volta accorsi, hanno dato l'allarme. I ladri sono stati costretti alla fuga saltando la rete di recinzione. Li hanno visti entrare in una Mercedes scura con targa straniera, dove c'era un complice che li stava aspettando. Il padre dei bimbi è riuscito a scattare una foto che potrà essere utile agli inquirenti, visto che si vede benissimo la targa nella stessa foto. E concludiamo tornando alla domenica sportiva. In primo piano il Giro del Casentino, una edizione corsa sotto un caldo torrido, successo del veronese della Zalf Zamperini, che ha preceduto l'ucraino Zarenko, che corre con la formazione toscana del team Opla in questa edizione numero 106 della corsa, che ha nell'Albo d'Oro Bartali, Coppi e Nencini. E ieri era il 70° appunto della vittoria del Leone del Mugello. È tutto con le breaking del mattino, appuntamento alle prossime edizioni.